Sono 3 giorni che è iniziata la scuola e già mi annoio. Qui non accade mai nulla di nuovo, solite persone, solite cose. La prof spiega, ma non riesco a concentrarmi, non oggi. Avremo la partita, speriamo di vincerla, ma... Vi presento José. José sarà il vostro nuovo compagno di classe. Lui viene da Madrid, quindi parla spagnolo, non parla l'italiano. Mi aspetto da voi la massima collaborazione. Grazie, grazie, buon lavoro. Benvenuto José, sentite qui. Sono passate 2 settimane da quel giorno e tutti hanno iniziato a prendere in giro José, perché non sa parlare l'italiano. Ma oggi c'è la partita di calcio. Il prof di educazione fisica ha deciso di far giocare José perché i compagni lo accettino e poi perché è davvero molto bravo. Ehi, come stai? Non intendo, non intendo. Ce la fai ad alzarti? Che dice? Non intendo. Dai, dai la mano. È passata 1 settimana dalla partita. La professoressa ha spostato José al primo banco, ma lui non capisce l'italiano. Io e José non parliamo mai. I miei compagni lo prendono spesso in giro, ma è diventato peggio ultimamente. Lo spingono, bisbigliano e lo indicano. Come scendo? Basta, smettetela! Avete scocciato! È 1 mese che gli state dando fastidio! Perché invece non provate a parlarci? Ma smettila! Dai, si fa per ridere! Tanto questo non capisce niente! Te lo dico io, capisce? Potremmo parlare in inglese? Can you speak English? Yes, I can! Great! Visto? How are you? Fine, thanks! We can become friends? Yes, of course! È passato quasi 1 mese da quel giorno e adesso José è il mio migliore amico. Non sapevo che quando la preside ha aperto quella porta, per me sarebbe stato un nuovo inizio.